Ritorno a quello che aveva detto Riccardo riguardo il 30° minuto della partita di domenica. E insomma, c'è una versione piuttosto singolare, ma anche insomma, agguerrita di un ex molto importante dell'Inter, vero Francesco? Sì, assolutamente, parliamo di Bobo Vieri. Come sapete, alla Bobo TV si dice sempre tutto in maniera molto chiara, molto esplicita. Noi abbiamo messo in grafica le sue parole, poche parole ma estremamente concise e chiare. E lui ha detto: se mi chiedono di uscire al 31esimo, non esco, c'è da litigare con l'allenatore e spaccare lo spogliatoio. Queste le parole di Bobo Vieri in merito a quello che sarebbe successo se ai suoi tempi lui fosse stato richiamato dopo mezz'ora in panchina, verosimilmente nelle Massimo, ci è stesse andato circostanze. tenero. Secondo te hai esagerato? Allora, hai esagerato, però ti devo dire la verità. Allora, se tu sostituisci, e io ti dico la verità, non ho memoria di aver visto una doppia sostituzione per ammonizione. Quello è stato il motivo tra il 28 e il 31 del primo tempo. Tra le altre cose, scusami, ma tu devi fare una riflessione. E la riflessione è chi stai sostituendo? Stai sostituendo uno che si chiama Mkhitaryan, che tra Premier League, Champions League e Serie A avrà fatto 500 partite, e stai sostituendo Bastoni, che è un nazionale. E allora ti devi fare una domanda. Hanno l'esperienza necessaria questi due giocatori per poter capire che hanno comunque un'ammonizione e quindi devono stare attenti? E questa è la prima riflessione. La seconda riflessione è: non stai sostituendo dei giocatori in una finale di Champions League, stai sostituendo dei giocatori in un campionato, in una partita di campionato. Questo vuol dire hai delle pressioni che non riesce a gestire. Ragazzi, guardate che sedersi sulla panchina di Inter, Milan, Juventus, non voglio dire che le altre non hanno pressioni, però se tu ti siedi sulla panchina dell'Empoli è una cosa, se ti siedi sulla panchina di queste squadre e di questi club, se non sei bravo a gestire determinate pressioni, e qui secondo me lui è andato in confusione, e ci aggiungo anche per lui, scusatemi, lo staff di Inzaghi non mi convince. Perché non mi sembra che sia circondato di persone che possono dare lui dei consigli un pochino, diciamo così, più intelligenti di quelle che sono poi le sue valutazioni e i suoi comportamenti, Ma non cioè appena un giocatore comportamenti tecnici. viene ammonito, Inzaghi lo sostituisce. Quindi a me sembra quasi che abbia l'ansia proprio delle Lo faceva sostituzioni, anche delle la Lazio, questo ammonizioni. Cioè. Sì, ma al 21esimo del primo tempo, credo mai. Credo, No, ma no, al neanche la 22esimo Lazio. del primo tempo, se non c'è un infortunio o un errore No, sai, no, conclamato di anche perché, marcature, scusate, non credo anche sia mai perché il successo. grande giocatore, e secondo me Bastoni è un potenziale grande giocatore, deve sapere anche controllarsi e sapersi gestire, Certo. Sì. perché questo è importante. Quindi deve sapere, come diceva giustamente Massimo prima, sapere che ha sulle spalle un cartellino giallo, quindi certe cose non se le può Però poi permettere. ascoltando le Ricordiamo che, parole di scusate, Inzaghi. la gestione che ha avuto Gentile al Mondiale con Maradona, ve lo ricorderete Certo. sicuramente. Insomma, però non è che non mettesse la gambetta, la metteva, però la qualità poi viene fuori anche il calcio. Non è che tu puoi togliere ogni volta che uno viene ammonito, Ma poi insomma, se no. Francesco, cioè voglio dire, no? Non è Noi lo neanche vediamo stima nei anche nel confronti del panorama di tutta la Serie giocatore, eh? A. Non è che il pensiero sia molto conforme a come agisce Inzaghi, perché se fosse così uscirebbero praticamente mezze squadre per ogni partita, non succede, e i No. giocatori gestiscono. Sì, sono d'accordo con te, nel senso che mi sembra è l'atteggiamento di un allenatore, come spiegava bene Massimo prima, che ha delle pressioni che non regge. Cioè, e questo mi pare che poi traspaia anche nello spogliatoio, perché a quanto ne so ci sono 5, 6, 7, 8 giocatori che prendono troppo spesso la parola, come succede anche nella Juventus, tra l'altro, cosa che non va bene, e questo ti fa capire che lui probabilmente non ha il polso della situazione. La commentavamo qua la partita con Filippo, prima della disfatta di Monza, pensavo di aver visto qualcosa di peggio. In realtà eravamo tutti abbastanza stupiti da quello che è successo, anche perché poi non solo quello, ma ha anche commesso l'errore madornale alla fine di mettere dentro De Vrij non in condizione per togliere un Acerbi che stava guidando la partita in modo tranquillo, nonostante il risultato, e fargli fare quello che ha fatto. Cioè, Inzaghi continua a dire: la differenza tra la Juventus e l'Inter oggi è una sola.
che Inzaghi, quello che ha fatto l'anno scorso, l'aveva fatto anche la Lazio e aveva preso una squadra che funzionava grazie a Conte, che l'aveva fatta rivincere dopo 10 anni. Allegri è un grande gestore che, se non hai campioni, non riesce a far girare una squadra. La Juventus ora ha delle defezioni importanti, senza queste Allegri non riesce ad andare avanti. E quindi Francesco... e l'Inter ha nel manico un allenatore che, secondo me, non può gestire una squadra come l'Inter. E quindi Francesco, a questo punto ti chiedo, quale delle due situazioni tra Inter e Juve è più preoccupante, secondo te? Ma io mi preoccupo di più per la mia, perché non sto a guardare gli altri, per quanto poi mi possa far piacere che anche una grande stia così, perché mi fa compagnia, però bisogna guardare i fatti. Noi siamo... messi malissimo in Champions, per passare il turno ci vorrà un miracolo. Tutti dicono il Maccabi te la giochi facilmente col Maccabi, oggi la Juve perde. Non è questo. Però io voglio dire questo. Allora, la domanda credo che sia spontanea. Secondo voi sia l'Inter che la Juventus, cioè gli allenatori di Inter e Juventus, oggi possono invertire questa guarda, tendenza questa... negativa? O questa secondo domanda, voi non si raddrizza Massimo più? Massimo che sentivo che borbottava da lontano e diceva non è questa. Poi andiamo da Riccardo. No, no, nel senso che, allora, ti dico questo, io ho sentito, te lo dico sinceramente, ho sentito l'allenatore del Tottenham e andrò su a trovarlo a fine ottobre, perché vado a vedere Tottenham Sporting Lisbona, e mi confronto spesso con quello che è il pensiero. Io credo che quando poi un allenatore... non allena e ha una certa intensità le squadre, purtroppo alla fine paghi, perché quando facevano vedere il Tottenham che si allenava in Corea e vomitavano a bordo campo dalle corse che gli facevano fare, poi puoi sbagliarla una partita, ne puoi sbagliare anche due, ma alla fine, anche se non hai un'identità tattica come tutti continuano a sostenere di Allegri, o comunque qualcuno adesso sta dicendo che Inzaghi è in confusione, entrambi gli allenatori, mi dispiace dirlo, hanno delle deficienze a livello di preparazione atletica. Quando Verissimo. Le squadre non corrono, Verissimo. O corrono male, corrono poco, tu poi non arrivi a fare il risultato. Ma questo l'abbiamo detto per due ore domenica qui, Ma adesso non stiamo parlando per cambiare un argomento. Io dico che la situazione della Juve è ben più grave di quella dell'Inter, che comunque la Juve, perché comprende anche il livello societario. Quindi Massimo, secondo te non si può raddrizzare questa situazione con Allegri? Ma dipende, io non ho i numeri. Tu ben sai che oggi ti attaccano un GPS. Io ho visto Cagliari-Bari, sono andato a vedere Cagliari-Bari, quindi ti parlo di due squadre di Serie B. Hanno messo dentro un giocatore di colore che adesso non ricordo, al posto di Nandez, credo si chiami Cuandolo, e vedevo prima dell'ingresso in campo gli attaccavano un GPS dietro per vedere quanto corre, dove corre, in che posizione corre, eccetera eccetera. E sono attacchi giocatori della Juve spegne oggi oppure rimane il situazioni fino, ma queste situazioni le fai perché hai preparato il giocatore e la squadra ad essere performante, esatto. Ok? Io credo che se vai a vedere Inter e Juventus quanti sono oggi i giocatori, calciatori performanti, e cioè che corrono, quanto corrono e se corrono bene nelle posizioni giuste, io ti dico che ci sarà il 10%. 10. Sì, ma è verissimo. No, ma l'ho fatto l'esempio, sono d'accordissimo, l'esempio lampante è semplice, ma vedere due giocatori che arraffano dopo 10 minuti dietro un giocatore dell'Udinese e ti costa il giallo perché non riesci a raggiungerlo, è sintomo. Beh, però io credo... È il Barella immobile sul terzo io gol dico che una non cosa, va neanche però, a chiudere. Io siccome sono uno che guarda, che guarda a lungo raggio, secondo me sia Inter e Juve, le metto non sullo stesso livello perché comunque la Juve è una proprietà, però mi sembra che i bilanci di entrambi siano abbastanza gravi. Lì devono essere bravi a capire qual è il minor male, perché oggi, secondo me, né Inter né Juve possono permettersi di non centrare la Champions League. Quindi, se hai deciso che il tuo allenatore va bene, la porti avanti, ma se hai dei dubbi, devi intervenire subito. Per quello la mia domanda era questa. Se il destino, diciamo, è solo rimandato, perché ci sono dei problemi talmente grandi, e per uno e per l'altro, allora tanto vale fare un grande sacrificio, prendere un traghettatore adesso, ma perché ragazzi, credo ma che non so ci sia la possibilità di andare a prendere un traghettatore. State promettendo un punto fondamentale, col casino che c'è la Juventus, di cui ha parlato prima Massimo. Dove?
un allenatore dove l'allenatore vorrebbe essere fatto fuori da Nedved e qualcun altro prima di Monza. Agnelli fa questa telefonata. La telefonata esce perché all'interno della Juve c'è qualcuno che parla troppo e non sappiamo chi è, o forse lo sappiamo, anzi si sa. Io lo so, ma certo che si sa. Ditecelo. Allegri stesso era uno che aveva già avuto problemi in passato, tra l'altro, questo qui. Massimo magari può aggiungere qualcos'altro. Aveva avuto problemi in passato con Allegri? Con un altro allenatore, ma se vuole lo dice Massimo, perché io non voglio dire, non voglio buttare. Insomma, aspetta, sarà sicuramente uno nel condominio tuo. Fammi dire il concetto mezza volta, un attimo, secondo. Allora, con Allegri che si trova in una condizione di prendere 7 milioni l'anno più bonus per 4 anni e lui dovrebbe fare la mossa e andare via, col casino che c'è lì, ma nessuno se ne andrebbe. Cioè, al posto suo, chi è che farebbe sta mossa qua? Per quanto ognuno di noi possa sperarlo in questo momento, perché serve uno scossone, perché... Uno che non è attaccato ai soldi, per esempio un Mbappé. Perché Zaccaria dal Chelsea dichiara, nel suo giorno in cui dichiara la stessa roba, dichiarano in due praticamente che la Juve giocava troppo bassa, che non faceva per loro a livello di gioco. Tutti e due a sta roba, ok? Quindi vuol dire che probabilmente l'allenatore aveva un problema. Però siamo di fronte a una squadra che da tre anni, quattro con questo, sceglie un allenatore che l'anno dopo fa peggio di quello prima. Allegri viene cacciato? Sarri fa peggio dell'ultimo Allegri. Pirlo va al posto di Sarri, Sarri viene cacciato, Pirlo fa peggio di Sarri. Pirlo viene cacciato, torna Allegri, Allegri fa peggio di Pirlo l'anno prima. Però adesso Allegri rimane e che fa? Sai perché? Sai perché la situazione dell'Inter è migliore? Perché Inzaghi, se si gira a destra o a sinistra, si trova Marotta da una parte e Ausilio dall'altra, che sono due ottimi dirigenti. Esattamente. Purtroppo Allegri si gira da una parte e dall'altra trova Rivera e Chiellini. Anche se devo dire al caro signor Ausilio, ok, questa è una notizia che forse non lo so se sa tramacere, che Cristian Stellini 3 anni fa segnalò e disse di prendere ad Ausilio Udogi. Sì. Oggi è stato preso dal Tottenham a 25 milioni e Ausilio non lo tenne in considerazione. Non solo Stellini, ma anche due scout dell'Inter l'hanno segnalato più volte ad Ausilio, quindi era un nome che all'Inter girava. Forse questa situazione è dovuta anche alla mancanza di Perisic, perché no, anche Sanchez? Ma guarda, io non credo, cioè adesso sinceramente... Sul campo Perisic sta mancando, nello spogliatoio non lo so. No, io dico che va bene, ok, ci sta che l'Inter possa sentire la mancanza di Perisic, cioè di Sanchez... da quando lui ha fatto quella famosa frase amico leone in gabbia, il campione, eccetera, così. E quindi io credo che veramente ci sia un problema centrato in pieno Massimo, il problema non so se per l'anno particolare che c'è il mondiale eccetera, sta di fatto che l'Inter cammina, ma l'Inter cammina da fine da agosto, avevamo visto nelle amichevoli estive che c'era qualcosa che non andava, e poi un allenatore che poverino è in crisi, è in uno stato confusionario, perché ripetere gli stessi errori per 3-4 mesi di fila non è una cosa che si vede su tutti i giorni. Devo anche dire che lui allena l'Inter, quindi deve entrare nell'ottica, con tutto rispetto delle altre, che come sanno tutti, sedersi sulla panchina di Milan, Inter e Juve. Ah, sai che secondo me il problema comunque nello spogliatoio, a prescindere da lui, dal manico, dal quanto sia in difficoltà, nello spogliatoio. È qualcosa nello spogliatoio è cambiato, si è rotto, non lo so se è lui che non riesce a gestirlo, però oggi, in questo momento di crisi, rivaluto molto la scelta dell'Inter di rimettergli accanto una vecchia bandiera come Riccardo Ferri. Sì, però io ho notato che Riccardo Ferri è un po' solo così. Che Ferri non è Oriali. Esatto, perché ti ricordi la scena? Ma io l'ho sentito anche... Però perché Inzaghi? Oriali nei perché momenti Inzaghi, determinanti qualcosa diceva. Uscì. Perché Inzaghi, in un momento in cui tutti dicono no, lo spogliatoio dell'Inter è compatto, coeso, ha bisogno di una bandiera accanto? No, perché? Certo, perché manca? Bisogno. Perché c'è bisogno di qualcuno che trasmetta i valori? Però Oriali è quello che, se Lautaro Martinez esce... questi lavori. Oriali è uno che, se esce Lautaro Martinez, che butta la bottiglietta, va da Lautaro Martinez e gli dice non si fa, è uscito Bastoni facendo il matto sulla sedia, Riccardo Ferri è rimasto fermo, seduto, non ha detto nulla. Poi magari gli ha perché fatto c'aveva ragione Bastoni. E Riccardo Ferri ha fatto bene. Posso dire una cosa? Però, Posso dire una cosa? Sì. Vai. Dire una cosa? Sì. Mi dicono che quando c'era Antonio, parlava solo Antonio. Oggi mi dicono, ma già l'anno scorso, parlano tutti. Parlano in tanti. E
parlano troppi e mi dicono anche che non c'è nessuno, perché ci sono tante teste abbastanza calde all'interno dello spogliatoio, che è capace di zittire quelli che parlano a sproposito. Siccome Perisic, guarda caso, è andato dall'Inter di Inzaghi al Tottenham di Antonio Conte, magari qualcosina uno la viene a sapere. Allora, io credo che eventualmente un giocatore dice anche poi, tra le altre cose, a discapito di niente, perché non è che è andato via incazzato. Perisic è andato via, prende i suoi soldi, è andato a stare in un posto meraviglioso come Londra, e si gioca la Champions, gioca la Premier League, che è uno dei campionati più importanti d'Europa, forse del mondo, quindi è contento. Quindi non è che lui si sta mangiando le mani perché è stato mandato via, ma sicuramente certe cose poi alla fine vengono fuori e senti uno, senti quello, senti quell'altro, dicono tutti la stessa cosa. Io dico che qualcuno ha centrato. Antonio Conte era, tra virgolette, aiutato da una persona che faceva quel lavoro, aveva la stoffa per farlo, non ci si inventa un lavoro così dal niente. Gabriele Orjali è sicuramente un qualcuno che sapeva fare determinate cose all'interno dell'Inter e faceva una grande coppia con Antonio Conte. Oggi io non credo che Inzaghi abbia, a mio avviso, la personalità e il carisma di affrontare certi giocatori. Posso fare un nome? Handanovic. Ecco, guarda, tu mi hai nominato Handanovic. Fatto fuori, non doveva più giocare perché è stato preso Nana e poi adesso continua ad andare avanti e indietro dal titolare. Sai, Basti, tu mi hai preso Handanovic, io voglio andare da Riccardo, ragazzi, perché secondo me è passata pure sotto silenzio un po' tanto una dichiarazione, intervista, chiamala come ti pare, di Handanovic finita la partita di Udine, ha detto: ma io intanto non sono il problema, semmai una soluzione, ma io, al contrario di altri, quando non gioco non gufo. No, guarda, credo che questo sia il problemino numero uno, diciamolo così. Cioè, voglio dire, non è una cosa nessuno ne ha parlato, però non è una cosa leggera. Nel momento in cui tu prendi, in questa situazione economica in cui è l'Inter, in cui tu prendi un portiere, gli dai 4 milioni e lo tieni in panchina, o inizi questo dualismo con Handanovic, è sbagliato in pieno. L'Inter ha pensionato a 33 anni gente del calibro di Toldo, di Julio Cesar, di Pagliuca, cioè quando è arrivato Zenga, quando è arrivato il momento, secondo me, anche Toldo, quando è arrivato Giulio Cesar, si è seduto in panchina, ha detto sono qua, ma lo faccio. Questo è secondo me il primo errore, anche perché abbiamo visto cosa vuol dire avere un grande portiere, o comunque avere un portiere che, per carità, ha tanto di cappello, perché qui da tantissimo tempo ha fatto veramente tante belle cose per l'Inter, però quando un portiere para il normale, all'Inter non può più farlo il portiere. È che adesso non para neanche più il normale. In genere fa il miracolo col Torino perché gli tirano in faccia, d'accordo, è vero. Però abbiamo dall'altra parte del naviglio un portiere che porta punti, cioè fa qualcosa di diverso di un portiere normale. Onana non sarà come lui, però lo devi provare. E mi sembra che in Champions, quando ha giocato, ha dato abbastanza sicurezza. Insomma, è un portiere che anche gioca bene coi piedi, lancia lungo, esce soprattutto. Quindi questo è il primo problemino e secondo me, ragione Massimo, la personalità di arrivare in uno spogliatoio e dire adesso Handanovic è il portiere di riserva e non il titolare è figlia delle dichiarazioni di Handanovic. Quelle dichiarazioni lì vuol dire che all'interno dello spogliatoio dell'Inter ci sono dei senatori che hanno molto radicato la loro presenza all'interno di un gruppo. E quindi secondo me è questo stato il primo problema, ma anche a livello economico, cioè tu hai un portiere che stai svalutando tutto sommato. No, io volevo solo dire che praticamente, a parte, io sono d'accordo con Riccardo, secondo me l'Inter ha i mezzi tecnici per uscirne fuori, indipendentemente dall'allenatore, delle amnesie e dalla confusione. Però ti dico una cosa, mi giunge dall'interno anche la voce che questa precarietà della proprietà, tra virgolette, non lascia tranquilli i giocatori, cioè i giocatori comunque sentono questa situazione, la percepiscono, e probabilmente
un qualcosa in campo lasciano. È un qualcosa di molto sottile, però un calciatore che sente che la proprietà che c'è dietro, e naturalmente a cascata anche i dirigenti lo ammettono, che c'è questa situazione un po' di precarietà, nel senso non sai se rimane tu, se va via, chi arriverà, se hanno i soldi, è un qualcosa che alla fine il giocatore in campo, magari non tutti, ma spesso e volentieri capita che pagano.